Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce, ciao, io sono Elisa. L'argomento di oggi sarà il pavimento pelvico e che cos'è e perché è importante conoscerlo. Se siete interessati a degli approfondimenti su qualche particolare argomento che cito oggi, fatemelo sapere nei commenti, volentierissimo vi faccio dei video più specifici. Vi invito come al solito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, a mettere un mi piace, a condividere questo video con qualcuno a cui può interessare. Allora, parliamo di pavimento pelvico. Allora, pavimento pelvico è quella serie di strutture che io ho tolto in parte, che servono a chiudere l'anello inferiore e quindi chiudere la parte sotto del bacino. Infatti è un pavimento per tutto quello che è la pelvi e tutti quelli che sono gli organi a livello addominale, perché qua siamo nel bacino. È formato da strutture muscolo-tendine legamentose che hanno una serie di riflessi automatici, attivazioni automatiche che possono venire meno nel tempo o se ci sono diverse problematiche. Purtroppo non se ne parla abbastanza di pavimento pelvico per dei tabù culturali, perché comunque in questa zona è coinvolta la menzione, la defecazione e l'attività sessuale, e quindi spesso considerate cose in cui circola un tabù, non se ne parla abbastanza. Purtroppo però sono molto frequenti le problematiche che possono essere dall'incontinenza menzionale fecale al dolore o le disfunzioni sessuali, oppure problematiche quali prolasso o problematiche come per esempio la nevralgia del pudendo. In teoria, quando tutto funziona bene, nel pavimento pelvico ci sono una serie di attivazioni automatiche, riflessi e abilità innate che abbiamo, che permette di non dover pensare ogni volta che, per esempio, aumenta la pressione a livello dell'addome, per cui ci sono delle contrazioni automatiche che vanno a prevenire quelle che sono perdite, per esempio, di urina. Però ci possono essere durante la vita, per cause più o meno normali, anche delle alterazioni di questa fisiologia. Cioè possono essere problematiche posturali, possono essere gravidanze e parti, possono essere semplicemente il passare del tempo e quindi l'assetto ormonale che cambia e che quindi rende i tessuti di una qualità diversa, possono insorgere problematiche. Come dicevo prima, che possono essere per esempio di incontinenza, ma anche possono essere di dolore. In entrambi i casi ci sono diverse soluzioni terapeutiche che possono andare da quella conservativa come la riabilitazione del pavimento pelvico a quello che invece possono essere le soluzioni più chirurgiche. Ovviamente si tenta sempre la soluzione conservativa prima e se non ci sono soluzioni si va con la chirurgica. Il prolasso, per esempio, è un esempio, e il fatto che il prolasso è la caduta degli organi pelvici che per un mancato sostegno, sia per una questione ormonale, per cui i legamenti vengono ad essere meno di sostegno, sia per una questione di debolezza della muscolatura, questi vanno a scendere. Se il prolasso è in fase iniziale, si può prevenire e si può lavorare a livello di riabilitazione. Se il prolasso ovviamente è nelle fasi più gravi, ovviamente in questo caso si consiglia sempre di rivolgersi a un medico o a un chirurgo. È importante capire che non sono problematiche rare, stiamo parlando del fatto che il 20% della popolazione femminile soffre di problematiche di pavimento pelvico e sappiamo anche che con l'avanzare dell'età, diciamo che nella menopausa, la maggior parte delle donne, quindi più della metà delle donne, può soffrire di problematiche quali incontinenza o prolasso. È importante capire che è importante la prevenzione, e adesso ne parleremo anche con il discorso della gravidanza, per esempio, o degli esercizi preventivi, ma è anche importante capire che una volta che si instaurano problematiche quali incontinenza, non si è schiavi del usare presidi assorbenti o cambiare il proprio stile di vita per adattarsi, ma ci sono delle soluzioni quali
riabilitazione, esercizi, eccetera, eccetera, che possono aiutare molto. Ci sono anche degli strumenti che usano, per esempio, i fisioterapisti, quali per esempio l'elettrostimolazione o il biofeedback, che possono essere estremamente utili nei casi di problematiche in cui non si riesce bene a contrarre il pavimento pelvico, si fa fatica bene a comprendere la funzionalità della zona. In questo caso questi strumenti possono essere estremamente utili. Parliamo del come possono insorgere problematiche. Allora, la causa possono essere infinite. Le più frequenti sono delle fasi della vita, quali la gravidanza e il parto. Gravidanza perché si va a mettere molto peso nel giro di poco tempo e quindi il pavimento pelvico deve sopportare più peso, e anche per motivi ormonali, perché come dicevamo nei video scorsi, la relaxina è un ormone che fa rilassare, che va ad allungare un po' i tessuti, può creare una difficoltà di contrazione e quindi aumentano le pressioni, i tessuti sono più morbidi, può crearsi in gravidanza un problema di incontinenza. Oppure può esserci un parto più impegnativo, in cui si ha un'episiotomia, si ha una lacerazione, in cui si crea una cicatrice a livello della muscolatura e appunto dopo la gravidanza avere problematiche anche a distanza, quindi non solo nei giorni e settimane successive, che è molto frequente, ma anche poi a distanza. Infatti consideriamo la gravidanza non solo nei 9 mesi precedenti, ma anche nei 9 mesi successivi. Infatti è importante per le donne in gravidanza non avere delle accortezze sullo stile di vita. Una cosa per esempio importante è, a livello preventivo, per evitare episiotomie o lacerazioni, fare un lavoro sul pavimento pelvico preventivo. Spesso ultimamente le ostetriche lo consigliano, per esempio il massaggio perineale prima del parto, e comunque se il massaggio perineale non fosse sufficiente, ma ci fosse bisogno per un'esigenza maggiore, fare un percorso riabilitativo prima del parto può essere molto utile a livello preventivo. Un'altra fase della vita importante è la menopausa. Si sa appunto, come dicevo prima, che in menopausa i tessuti vanno ad essere meno tonici, e questo può creare delle problematiche, un po' perché il muscolo si indebolisce, un po' perché i tessuti di sostegno altri vanno a essere meno forti. E diciamo che se non c'è problematica patologica, quindi se la contrazione è buona, non ci sono problematiche, un po' di esercizi, come quelli che sono per esempio il Kegel, possono essere utili. Quando invece si instaura una problematica, quale incontinenza, dolore durante i rapporti, dolore spontaneo, è importante invece vedere un professionista, che possa essere un ginecologo, un fisioterapista, un ostetrico che sia specializzato in pavimento pelvico. Però è importante capire, è una zona molto importante, che è importante considerarla e che è associata a molte problematiche che sono nella maggior parte dei casi risolvibili con metodi conservativi. Spero che il video vi sia stato utile, mi piacerebbe fare degli approfondimenti, quindi fatemi sapere nei commenti se vi interessa qualche approfondimento. Vi ringrazio per aver visto il video e vi auguro una buona giornata.